E ancora sport, ma parliamo di Coppa America. Dopo l'ufficializzazione dello svolgimento a Napoli di due regate di qualificazione, inizia il lavoro per la realizzazione del programma che accompagnerà l'evento. Ce ne dice di più Diego Dionoro. Ieri la presentazione ufficiale con istituzioni, imprenditori, velisti, da oggi subito al lavoro. Una delegazione statunitense dell'autorità organizzatrice dell'evento America's Cup è rimasta in città e per tutto il mese di ottobre lavorerà alla verifica dei luoghi individuati per la manifestazione, sceglierà i fornitori, programmerà gli eventi. Un lavoro da fare però a stretto contatto con la società di scopo creata da Regione, Provincia, Comune, Bagnoli Futura e Unione Industriali e presieduta dal numero uno degli imprenditori partenopei, Paolo Graziano. In questo mese saranno perfezionati i percorsi normativi perché la città con i suoi imprenditori e i suoi commercianti possa partecipare concretamente alla macchina organizzativa e trarne vantaggio dal punto di vista economico. Ha più di 150 voci la lista di forniture che gli americani ritengono necessarie per la corretta realizzazione della regata. Si va dal catering al noleggio di auto, dagli arredamenti alla prenotazione degli alberghi, un aspetto quest'ultimo che ha già fatto vedere i suoi frutti. Centinaia le prenotazioni arrivate, gli albergatori vanno verso il tutto esaurito e si lavora anche per gareggiare con una barca italiana, Napoli e Venezia insieme. Corteggiato per una sua partecipazione all'evento, lo skipper Francesco De Angelis racchiude in una frase il sentimento di molti. Non si può sbagliare, dice, tutto deve essere perfetto. E a conferma di quanto detto nel servizio, la notizia che a sei mesi dalle gare il console generale degli Stati Uniti, Donald Moore, non ha trovato un'adeguata sistemazione alberghiera nemmeno per il segretario di Stato americano Hillary Clinton e il suo staff.